Oggi siamo qui con questo paziente Ma che che si stiamo a chiama, due certo, ore? vabbè, ma non posso, vabbè, dai, a monte, vai, vedo. Linda, sai che se la sola. Grazie Linda, che ormai da Valletta sta diventando presentatrice ufficiale del festival. Riccardo! Ciao a tutti! Un caro paziente, naturalmente accompagnato dalla buona assistenza Ciao, della Daniele. moglie, Certo. ovviamente, che è la parte centrale della questione quando si tratta Diciamo di quella che ha mangiare. faticato di A più. quella che ha fatto tutto lei. Allora, oggi parliamo di Riccardo perché Riccardo, allora, guarda qua. Posso avvicinarmi? Dammi la tre, vieni. Questo è il suo andamento da ottobre fino ad oggi. Qui abbiamo iniziato la fase di mantenimento, ok? Che adesso proseguirà con il dottor Miccinilli, che gli insegnerà a gestire poi il piano, naturalmente per tutta la vita, rimanere così, mi auguro, perché sta fantasticamente bene. Gioca a padel, è un treno, va benissimo. Riccardo, Beh, quanti anni c'hai? 63 anni. 63 anni. Ho perso circa 22 kg, 21-22 kg, sono rinato perché non porto più questi chili appresso. Adesso gioco come giocavo a 40 anni, insomma, ma gioco 2 ore, non sento più fatica, mentre prima faticavo tanto. C'è una foto del repertorio? È quello che Sì, stavo possiamo vedere la foto del cercando, repertorio di Riccardo? certo, sto cercando, ma Nel frattempo, guarda la massa grassa, Linda, guarda qua. Questi sono i chili, eh? Questi sono i chili della massa grassa, tanto per testimoniare che è tutto vero, tutto dal vivo. Questi sono i chili della massa grassa e volevo farvi vedere un'altra cosa, per chi ha paura del reintegro, posso? Massa muscolare, far vedere invece l'andamento della massa muscolare quando abbiamo ripreso il reintegro. Voi che ci avete paura di reintegrare, guardate come è scesa l'ultima volta la massa grassa. Questa è la discesa della massa grassa. Questa era già la fase di ricarica. Massa grassa, quindi carboidrati, basso indice con un sistema naturalmente indicato per lui. E questa è la massa muscolare che ha ripristinato. Praticamente ha perso solo massa grassa, 20 kg di massa grassa in questo tempo praticamente siamo riusciti a togliere. Avete capito qual è la cosa fondamentale? Guardiamo anche il grasso viscerale di sto ragazzo, che è quella cosa più importante, che crea l'infiammazione centrale, che poi fa male. Da 11 siamo usciti a 7. Proviamo. Aspetta che si vede. Si Fagli vede vedere come com'era no. Riccardo. C'è, si vede, si vede. Fagli vedere come sta adesso Riccardo. Sì, il Facciamo. collo mi è sceso di 6 centimetri, non c'ho più sto faccione Questo da... C'era quello spiaggiato, ti ricordi la foto che c'era la spiaggiata? Un'altra persona? Sì, così. Ora, guarda l'età metabolica di Riccardo, comunque sia, che adesso è 47 anni, capito? Allora, la cosa fondamentale è però questa: da 11 subito a 7 di grasso viscerale, quello che abbiamo già ripreso l'altra volta, da 11 a 7 di grasso viscerale, una cosa impressionante. C'è da dire che ha fatto tutto bene, e lui aveva paura di prendere proteine in polvere, lui Sì, aveva paura, infatti eh? dico, Avevo guarda che... paura, non sapevo se potevano fare male ai reni, a queste cose qua, mentre abbiamo visto che, Abbiamo insomma, visto che, analisi alla mano, abbiamo sì. migliorato anche l'analisi. Che patologie c'avevi tu riguardanti il colesterolo, se non mi sbaglio? Avevo il colesterolo a 270 l'ultima volta che avevo misurato, e con la parte quella cattiva, non so se LDL. l'HDL era molto alta, cattiva. Ci abbiamo adesso un colesterolo totale di 232, ma abbiamo 62 di HDL, 71 di trigliceridi e un LDL di 150. Questo naturalmente perché sono riferite ancora al transito del percorso chetogenico, che sappiamo perfettamente che prima che c'è tutta la pulizia chiaramente delle arterie dovuta anche all'aumento dell'HDL, ha ancora qualche valore naturalmente elevato, un pochino dell'LDL. Ma LDL leggermente alto, HDL alto e trigliceridi a 71, bassissimo, perché non lo sapesse, il massimo è 150. Quindi trigliceridi bassi, questo vuol dire che sta naturalmente transitando questo grasso e lo sta smaltendo, e attualmente ha un colesterolo che è praticamente perfetto, lo mette a riparo da qualsiasi cosa. Volevo dire una cosa anche, che la frazione glomerulare calcolata, l'EGFR, quindi praticamente sulla parte renale, è perfetta, non c'è nessun tipo di problema né di urea né di creatinina. Questo è fondamentale per chi pensa che faccia male reni e fegato. Fa male fegato e reni se ve la fate da solo.
solo alimentare può creare un problema se non ve la sapete gestire. Dovete sempre chiedere a un professionista, soprattutto perché la prima parte è integrata e le proteine vanno gestite bene, deve essere sempre normoproteica. Se fate le cose fatte bene, se fate le cose fatte a modo, avete un risultato come quello del buon Riccardo. Sì, sono contentissimo. Ricordo che sei partito da una vita che era 99. Sì, adesso non c'ho praticamente più... 78. Ma poi sì, che pensavi che non andavi giù... Praticamente non c'ho più le ciambellette, c'ho più stomaco, c'ho... Da 105 a 80 da dove? Sono diventato un uccelletto, insomma. Mi chiamavo una Riccardone, adesso tutti i spigoli sono uscito, insomma. Però sto bene, sono contento. Sto ragazzo c'ha un fisicone, poi... che sembra veramente un atleta, cioè, gli si vede l'addome, fantastico, sono veramente contento. Sì, pure io, sono contentissimo, soddisfatto. Contenti. Grazie ragazzi. Solo che adesso fatico a fare la barba, adesso arrivo qua, non sono più capace perché me devo passare la pelle, non lo ricordo prima ero tutto bello rodotto. Fantastici. Poi prima non si guardava mai allo specchio. E ora si guardava allo specchio. Come sono piaciuto la sera, dai che fa adesso. Ma l'ho tutto se piace, capito? Se piace è importante questo comunicare, che quando cominci a prendere peso, ti viene anche voglia di fare, di muoverti, di rivivere. E adesso lui sta facendo una alimentazione da 1700 calorie e con il buon dottor Vicimilli gli darà la possibilità di imparare un nuovo stile di vita. L'equipe chetogenica medica sempre al fianco del paziente per seguirlo dall'inizio. Complimenti, sono super soddisfatto perché è una vita che sento amici che fanno dieta, è una vita che ho sempre visti uguali, sempre grossi. Io ho detto vabbè, proviamo. Io in 2 mesi ho perso sti 20 kg, che è una cosa... Più di 20 kg in 2 mesi. Poi diciamo che un mese e mezzo ho mangiato pure non più regolare, però sono rimasto così, non ho preso e non ho perso più niente, quindi perfetto, super contento. E non ho patito la fame, perché questa dieta non è che sono stato sempre brinato di fame, niente, insomma, beh, perfetta, super. C'è da dire che il grafico che avete visto sul programma partiva dal secondo controllo che non avevamo fatto, perché il primo l'abbiamo fatto all'altro studio dove utilizzo un altro strumento e partivamo il 23 settembre. Quindi in realtà siamo partiti da settembre, quello che avete visto sulle immagini invece si riferivano quando aveva già perso praticamente un bel po' di chili dopo il primo protocollo. Sì. Quindi parte dal 19 ottobre. Tanto per essere precisi, per dire che famo le cose fatte bene, che poi dopo si mettono a dire che è vero. Facciamo di questo quando c'è la costanza, l'impegno, di voler cambiare, di voler fare le cose fatte bene, ok? Non vi tengo di più, vi ringrazio moltissimo veramente del contributo che può sempre aiutare persone che magari... Fatelo, perché io ero scettico, invece no, perfetto, sono pentito solo che l'ho fatta a 63 anni, se l'avrei fatta a 50 non mi portavo questi 20 kg dietro per altri 15 anni. Meglio tardi che mai. Certo. Va bene, certo. Però sono super contento. Grazie mille ragazzi, grazie a tutti, a presto, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao. Da parte di Italiani. Grazie Linda. Ciao, grazie a voi. Ciao.